Buongiorno a tutti e bentornati qui alla terza giornata di ovviamente Fuori Menù ispirato a Sanremo. Oggi faremo una nuova ricetta ispirata sempre a una canzone, ma prima la rubrica Colazione Time. Allora, questa ricetta è una ricetta ovviamente dolce e è anche un piatto, un dolce tipico ligure. Sto parlando dei baci d'Alassio e io li ho intitolati Grande Amore, quindi canzone del volo del 2015. E per effettuare questa ricetta vi serviranno 375 g di nocciole intere, 300 g di zucchero, 4-5 uova perché vi serviranno gli albumi, 35 g di cacao amaro in polvere, 40 g di miele e poi per la ganache 100 ml di panna liquida e 130 g di cioccolato fondente. Partiamo con, non devo dirvelo, cioè le nocciole, prendetele intere, poi le andrete a mettere su una teglia, al forno le tostate e poi le andrete a tritare. Se no, potete già acquistare, se non avete il tempo, già ovviamente le nocciole tritate e ovviamente precedentemente tostate. Allora, prendiamo due bowl. Eccoci qui. Mettiamo le nocciole tritate, lo zucchero, con una spatola intanto amalgamate. Allora, se trovate dei pezzettini di... perché queste poi le ho tritate praticamente a mano, quelle che sono un po' più grandi le potete togliere. Ok. Anche perché questo composto dopo andrà inserito all'interno di una sac à poche e giustamente questa non andrà bene, cioè vi bloccherà tutto. Ok. Perfetto. Ci siamo. Aggiungiamo il cacao amaro. E poi infine aggiungete il miele. Ah, ecco, mi è venuta un'idea. Prendiamo un'altra ciotola e passiamo. Così, sì, così. Il composto. Così che tutti i pezzi, quelli un po' più grossolani, non ce li ritroveremo dentro. Poco alla volta, mi raccomando.
Tra le altre cose, questo biscotto non contiene assolutamente glutine, quindi è proprio alla partenza una ricetta che possono mangiare comunque tutti. E io non la conoscevo, non l'avevo mai mangiata, perché un altro biscotto che è a base di nocciole, che conoscevo, sono invece i brutti ma buoni, che anche quelli non contengono glutine. Ok, allora adesso che abbiamo questa consistenza, andiamo a mettere il miele con ovviamente una spatola, vi aiutate. Ok. Amalgamiamo il tutto. Ok, e ci dedichiamo alle nostre uova. Allora, solo gli albumi, quindi fate attenzione. Il tuorlo magari ve lo tenete e con un altro po' di zucchero e un bicchierino di marsala vi fate uno zabaione. Ultimo. Ok, questo lo leviamo e andiamo con le fruste elettriche a montare a neve gli albumi.
ci siamo quasi. Perfetto, allora gli albumi sono pronti perché, come vedete, non cadono. Li inseriamo qui nel nostro composto. Vedete? Non cadono. Ok. Quindi vuol dire che sono pronti. Li mettiamo tutti. E continuiamo ad incorporare tutti gli ingredienti. Sempre dal basso verso l'alto. Ci siamo quasi. Perfetto. Una volta ottenuto questo composto, perfetto. Lo andremo a mettere in una sac à poche
mi raccomando, preriscaldate il vostro forno, perché ovviamente i nostri biscotti dovranno andarci per cuocere. Allora, un po' d'ansia perché è la mia primissima volta, perché io di solito uso la mia siringa, ma la siringa mi servirà per un'altra cosa, quindi ho molta ansia. Ho sbagliato perché ho già tagliata la punta. Un attimo, allora, vediamo. Ecco, ma mi sa che pure... Ah no, sono tutte... Sono già tutte aperte, va bene, allora vuol dire che faremo così. Allora, mi metto questa sotto. Oh Gesù santo. La prima volta che faccio appunto con la sacca a poche sto facendo leggermente dei danni a livello di sporcare il piano, però penso che sia tutto normale. Ok, allora facciamo una prova. Allora, in teoria, perché in pratica non lo so, lo proveremo adesso. No. No, non ho capito. Useremo la mia amata siringa e poi dopo la andremo a riutilizzare. Allora, quello dopo lo recuperiamo. Mia nonna diceva sempre: non lasciare la vecchia via per la nuova, perché sai quel che lasci, ma non sai mai quel che trovi. E da quello che ho capito, la sacca a poche non è la via giusta per me. Poi il giorno che farò corso di pasticceria avanzato, vi sorprenderò. Non è oggi questo giorno. Allora. Ci siamo, forse l'ho caricata troppo. Allora. Allora, dovrei riuscire a chiuderla. Allora, nel mentre che cerco di... Ok, ci sono. Ok, allora. Andrà in frigo, dopodiché faremo l'infornata, quindi con calma.
È complicato, ma ce la faremo. Allora, siccome gli altri biscotti sono ancora in forno, io nel frattempo vi faccio vedere velocissimamente. La forma più o meno è questa, anche se doveva venire un po' di cupoletta, un po' come il macaron. Allora, qui abbiamo invece la nostra ganache, che era cioccolato fondente e panna, e uniti entrambi, poi messi a riposare per 15 minuti in frigo, dopodiché sbattuti con le fruste e inseriti nella nostra siringa o nella sac à poche. Allora, così. Così. Poi e poi ancora. Chiudiamo. Ok, prendiamo un piattino più piccolino. Li mettiamo così. Date un altro po' di... Vediamo se rimane, non rimane. Ah, ok. Un po' di zucchero a velo. Eccoli qui. E letteralmente di questa grandezza se ne fanno così tanti con queste quantità che impiattarli 2/3 a persona in un piattino, cioè sono super carini. Guardate qua, piano piano che ho paura, a parte che sono cascate due nocciole qua che ci devo mettere subito, però ho paura di fare danni. No, non lo farò perché ho paura. Perché sono fermi così. Allora, vi ripeto gli ingredienti per questa ricetta. Per fare i nostri biscotti, quindi il nostro grande amore, / baci da Lazio, vi serviranno 375 g di nocciole intere, 300 g di zucchero, 4-5 uova, ma in teoria albumi, 35 g di cacao amaro in polvere, 40 g di miele, per la ganache 100 ml di panna liquida e 130 g di cioccolato fondente. Allora, sono bellissimi, in forno ne ho ancora tantissimi altri e quindi quelli poi me li andrò a mangiare, però ultimo giro di giostra per i miei biscotti grande amore. E grazie per avermi seguito come sempre, e replicatela mi raccomando, e sicuramente a voi verranno meglio che a me. Un bacio e grazie a tutti.